Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2022, signori, con la nostra Maullo Racing e siamo sul Gran Premio di Francia, sul Paul Ricciard o una cosa del genere. Prima di partire il video, signori, vi ricordo di iscrivervi, di lasciare like, commenti e suggerimenti per questa serie. Signori, fatemi sapere se vi piace e cosa possiamo andare a migliorare. Detto questo, io ho fatto le prove libere che sono andate molto bene, noi non perdiamo tempo e lanciamoci sulle qualifiche che saranno sul bagnato, tentativo unico. La vedo difficile, la gara poi sarà sull'asciutto, quindi è un bordello per complicarci la vita, però noi siamo qui proprio perché ci piace farcela complicare. Non perdiamo tempo, diluvio universale, non ho corso sul diluvio in questo circuito, ma noi ci proviamo lo stesso. Fatto, le uniche prove che ho fatto sono state sull'asciutto, ovvero le prove libere. Vediamo cosa riusciamo a inventarci, signori, vediamo cosa riusciamo a inventarci. Dobbiamo tenere la macchina, forse c'è un po' di più, però va bene. Eravamo andati bene nelle prime due curve, abbiamo cazzato le seconde. Dai, dai, con calma, con calma, con calma. Aver levato la frenata assistita e la sterzata assistita ci ha un attimino agevolato, perché riusciamo a essere leggermente più veloci nelle frenate. Almeno la macchina non mi ferma di botto quando decide lui, ma riusciamo a essere un pochino più competitivi. Cioè, 13esimi, 14esimi, 15esimi non è il massimo della potenza, della bellezza, ma almeno non siamo ultimi, signori. Quantomeno possiamo dire di partire da metà classifica. Riusciamo anche a far scorrere meglio la macchina. Dai, dai, dai macchinina, dai macchinina! Possiamo stare in top 15, sarebbe tanta roba. 18-19esimi. È proprio una macchina brutta. Anche devo fare il cambio della. Dovevo cambiare le componentistiche, mannaggia. Dai, dai. 19esimi. Dai. Dai, 13, 14, 15, 16, 17. Dai, 17esimi. Non mi sembra, ma 17esimo confermato? 19esimo, ma porca miseria, mi ha bruciato due posizioni sull'arrivo, però vabbè, dai, 19esimi sotto la pioggia. Quindi rivediamo i primi. Non è male, 1.49 miglior giro, ne abbiamo fatto 1.51. Liam ha fatto un secondo più, no, meno di un secondo sotto di noi. Va bene. Diciamo che la pioggia non ci ha agevolato tantissimo, quindi cerchiamo un attimino di capire come migliorare nel Gran Premio, signori. Qui non otteniamo niente, la rivalità non ce l'abbiamo, quindi non prenderemo i soldi di uno sponsor, mannaggia loro. Mannaggia allora a chi non glielo dice pure. Partiamo piuttosto dietro. Va bene, dai. Cerchiamo di fare una buona partenza. Cerchiamo di non distruggere gli alettoni, perché sarebbe cosa buona e giusta, che distruggere gli alettoni significherebbe perdere il Gran Premio in partenza, perché è un Gran Premio appositamente in cui bisogna. Io volevo solamente controllare una cosa. Aiuti. Sono assistita a noi. Va bene. Ci lanciamo così proprio all'avventura, signori. All'avventura. Ma noi siamo nati per correre. Forse non è detto, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo sempre una macchina di merda, ricordiamocelo. Quindi è anche giusto che stiamo di dietro come posizioni. Anzi, mi ha fatto pure bene. Riuscissimo a prendere a fare nel scorso campionato, quello di Austria, non so chi l'ha visto, abbiamo ottenuto i nostri primi punticini che sono importantissimi, che ci hanno fatto salire un attimino nel mondiale. Dai, vediamo la classifica di partenza, la griglia di partenza. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position con Charles Leclerc al suo fianco. Per quanto riguarda il resto della griglia, Hamilton, Perez, George Russell e Norris, Gasly, Bottas, Ocon e Daniel Ricciardo, Magnus
indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Sebastian Vettel e Albon. Tsunoda, Fernando Alonso. Mick Schumacher e Lance Stroll. Il pilota proprietario. Zu. Latifi e Liam Lawson. Io avrei dovuto cambiare delle componenti della macchina, ma mi sono completamente dimenticato, signore. Oggi gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore. Cerca di farlo felice. Ah, che simpatico. Giusto per non mettere ansia. Che carino. Va bene. Dicevo, io avevo delle componenti da cambiare, me lo sono completamente dimenticato. Mi sa che perderemo potenza durante il Gran Premio. E questo ci comporterà dei gravi problemi. Da che lato era la prima curva non me lo ricordo, ma mi stanno a superare tutti. Bene così. Mamma mia, no, c'è stato un incidente che io mi voglio tenere, signori. Però dobbiamo un attimino riuscire a evitare l'impatto. Ok, l'impatto avviene qui. Lei mi ha fatto un mega taglio, non so che avvertimento collisione con Con, non ce ne frega niente, siamo tredicesimi, di lusso. Non gli fare male, non gli fare male. Dai, che paranoie. No, fermi tutti. Piccolissimo. Quello ci siamo tenuti l'incidente degli altri, che non era cosa nostra. Però qui c'è un po' di troppa cacciara. Allora, se non sbaglio qui mi toccano appena io freno. Sì, infatti. Qui tocchiamo Alonso, non succede niente. Qui facciamo danno, quindi dobbiamo un attimino. Vabbè, rientriamo qui, signori. Ok, così quello che voleva superare l'abbiamo portato all'esterno. Non dovrebbe rompere le scatole. Qui su Alonso ci buttiamo all'interno e dovremmo passare in agevolezza. In agevolosità. Dai, così. Bella la Maulo Racing, signori. Dai. Apri di qui quello che è. Dove sta andando? In teoria non mi può superare di lì. Però mi ha superato in maniera proprio violenta. Mi ha superato in maniera proprio violenta. Occhio alla staccata. Taglio di curva, va bene, non ci interessa, andiamo sul rettilineo, vai veloce. Niente, Sainz deve per forza rompere le scatole. Prova a minimizzare il numero di cambi. Purtroppo abbiamo un problema di potenza, signori, abbiamo un grosso problema di potenza. Abbiamo fatto qualche taglio curva, va bene, ci faremo più attenzione alle prossime. Va bene, grazie per avermelo detto. Dai cazzarola, tredicesimi, in piena lotta con Sainz. Abbiamo un grosso problema, ho dimenticato a cambiare un componente del motore, signori, che praticamente se non ci lascia a terra oggi non ci lascia a terra più. Eravamo arrivati al limite, avevo detto faccio le qualifiche e poi lo cambio, e invece mi sono fatta le qualifiche e mi sono scordato a cambiarlo. Vabbè, dai, peccato, adesso siamo con la macchina a piena potenza, forse riusciamo a fare qualcosa in più oggi. Vabbè, metto l'interno. Sverniciano comunque. No, scusatemi. Cioè mi sembra normale, cioè non lo so. Ok che era passata, era più avanti, ma io ero all'interno. Ho fatto la frena, guardate come mi è venuta addosso in maniera terribile. Dai, non si fa così, dai. Io ho il potere della frenata e non funziona il potere della frenata, signore. Il potere della frenata non funziona. Ma io non mi posso mettere dietro. Ecco, così impari. Perfetto, abbiamo allungato decisamente la frenata e abbiamo ottenuto il nostro scopo. Va bene così.
Dai, dai, stiamo controllando pure tutto il l'ERS praticamente, tutto l'ERS. Dai, 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 dai. La macchina a piena potenza serve su tutto un altro gran premio. Tutto un altro gran premio. Ci siamo voluti portare a casa dei punticini importanti. E invece no, perché... perché dormo. Dai, 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 dai. Bello che da questo momento si potrà usare il DRS. E noi ci verniceranno malissimo. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Non riuscire a avvicinare. O con... sul rettilineo, in modo tale che lui ci possa trainare. Un po' di zigzag fatto a caso, signori, ma va bene. Ah, io non mi dare le penalità, va bene, non mi ha dato la penalità perché stavolta siamo stati fortunati. Dai, 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 lo posso aprire, lo posso aprire, dimmi che lo posso aprire. Sì, che lo possiamo aprire, ok. E su Noda no, ok. Quindi su Ocon riusciamo a tenerci incollati. Questa è una cosa ottima. Ce lo siamo tenuti bello vicino vicino, signori. Ce lo siamo tenuti bello vicino vicino. Dai così, dai così, dai così. Allora, tredicesimo non è chissà quale posizione. Però per le nostre situazioni il tredicesimo posto non è per niente male. Siamo abituati a essere sempre là dietro. La sedicesima posizione è tanta roba. La sedicesima posizione è tanta roba. Appena finisce questo cambiamento devo andare a cambiare subito le componenti. Subito, subito, cioè proprio non... Ok, stiamo raggiungendo un punto pericoloso con chiusura di MGUH. Mamma mia. Il riscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 5,2 secondi. Manca un giro e mezzo, un giro e mezzo. Non riesce a tenere secondo voi sto pezzo del motore un giro e mezzo? No, non giro che non riesce a tenere un giro e mezzo. Dai, dai. Abbiamo perso il DRS su Ocon. Su Noda non ce l'ha questo giro, ce l'avrà al prossimo. Al prossimo ce l'avrà sicuro e non posso nemmeno utilizzare l'ERS, cioè quanto abbiamo per l'ultimo giro l'ERS. Tsunoda si è avvicinato tantissimo, porca miseria. Tsunoda si è avvicinato tantissimo, l'ultimo giro sarà di battaglia puro, l'ultimo giro sarà proprio da fare con il coltello fra i denti. Abbiamo una macchina che... anche perché se ci supera uno ci superano tutti, ci supera Tsunoda ci hanno superato tutti, ci sono tutti appizzati. Ok, ultimo giro signori, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro, possiamo usare l'ERS, in questo giro ce lo dobbiamo sparare tutto. Qua abbiamo sbagliato pesantemente, gli abbiamo regalato non so quanti millesimi, però va bene. Aia, aia, aia. No, 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 stiamo a cazzeggiare tutto il Gran Premio, no, no, scusa, mi sto difendendo con gli unghie e con i denti. No, aspettate, quale cazzarola era la curva che ho tagliato, mi sono confuso, allora. Questa l'abbiamo tagliata sicuro. Sì, era quella là, quella abbiamo tagliato. E non stiamo ripartiti da qua. Dai però, mamma mia, e dai però, e dai però, e dai però.
Porca miseria. Ce li ha attaccati dietro, ce li ha attaccati dietro, signori, ce li ha attaccati dietro. Ai ai. Ce li ho attaccati dietro. Cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Sì, il chilometraggio al minimo. No, tu se vuoi passare passi pure all'interno. No, tu se vuoi passare passi pure all'interno. Il problema è che io qui allungo tantissimo la frenata. E mi difendo su Alonso con le unghie e con i denti. Mi difendo su Alonso con le unghie e con i denti. Alonso che ci riprova, Alonso che ci riprova, Alonso che ci riprova. Una questa curva è veloce. Posso cercare di approfittarne qui che c'è la frenatona che loro frenano di più. Qui, 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 qui. Vado all'interno su Alonso, bello così. Ok, ci siamo ripresi la 14ª posizione, signori, ci siamo ripresi la 14ª posizione. Difendiamola, difendiamola. Guardalo, guarda. Alonso mio, non mi puoi però entrare lì. No, mi sono difeso fino all'ultimo e poi ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, ho perso la posizione su Zu in accelerazione. Mannaggia, mannaggia, mi sono difeso su Alonso e poi ho perso, ho perso la, la in accelerazione sul rettilineo finale contro Zu. Però piloti del giorno, però piloti del giorno, dai, dai, dai. Abbiamo fatto qualche qualche flashback, signor, qualche piccolo flashback, ma più che altro perché mi faceva fare il taglio sulle curve, ma io sono tornato indietro levando proprio il taglio sulle curve. Non ci guadagniamo niente, non ci ho guadagnato e non ci ho. Vincitore gara Papa Maullo, gioco completamente rincretinito, però va bene, piacevole quella scritta. Vincitore del Gran Premio Papa Maullo, siamo il pilota del giorno. Allora, noi siamo arrivati 15esimi. Buono, l'unico ritirato è stato Mick Schumacher addirittura. Sainz ha fatto il giro più veloce e Liam è arrivato 18esimo. Bravo Liam. Partito 22esimo, è arrivato 18esimo. Noi siamo partiti 19esimi, siamo arrivati 15esimi. Bravo Liam, mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto tantissimo. Allora, signori, ora vediamo un attimino di organizzare la macchina, cambiare le componenti perché sono proprio arrivate. Peccato per quell'ultimo urto con Alonso che ci ha fatto rompere un po' con l'alettone anteriore. Questo significa che non avremo soldi pieni. Non ce l'ho un rivale in gara, brutti cretini. Se avessi un rivale in gara, 86, ma guarda, qualche soldino dovremmo averci. 264, perfetto, ok. Penso che possiamo fare tante cose interessanti, penso. Ma tra il dire e il fare, allora, qualche reparto sicuramente lo possiamo andare a migliorare, e su questo non ci piove. Qualche reparto lo potremo migliorare. Qualche componentistica la possiamo andare a comprare pure, se non sbaglio. E quindi un attimo la macchina dovrebbe prendere una forma un po' più prepotente. Componenti usurati, ok, perfetto. Attività, due soli giorni di attività, che possiamo andare a fare? Cosa suggerisci tu? Tieni prima di un propulsore, ovvero questo, meno 5 più il propulsore, va bene. Struttura, abbiamo 2.064. Io direi di andare a fare generazione di punti risorsa. Sì, allora, generazione di punti risorsa, ci vogliono 3 milioni per farlo qui, va bene. E invece nella resistenza ci vogliono 2 milioni e 5. Sta porca miseria. Signori, sì. Andiamo con la miseria, però va bene. Andiamo qui. Cosa suggerisci? Braccetti a sostituzione ottimizzati. Suggerisci questo. Con 1003 e facciamo. Quando arriverà? Tra 8000 Gran Premi praticamente. Perfetto, fra 42 giorni. Bene, ottimo. Suggerisci altro? No, abbiamo 759 punti. E io effettivamente non andrei a fare completamente niente. Progressi, gestione veicolo. Ok, signori, guardate come abbiamo corso. Mamma mia, com'è che sto coso ha funzionato, non ne ho più parlato. Allora, andiamo a mettere il 2 qui, perfetto. Non comporterà alcuna penalità. Questo io lo andrei a durata turista 45 giri, ne abbiamo fatti 204, l'andrei a cambiare pure.
Questo c'ha 30, 133 giri, questo ne aveva 159. Allora io andrei a mettere anche il componente 2 qui, ok. Qui andrei a mettere il componente 2, perfetto. Batterie, abbiamo questo e andrei a mettere il componente 2, ok. Turbocompressore, durata prevista 45 giri, ce ne facciamo 159, perfetto. Andrei a mettere anche qui il componente 2, perfetto. Qui 159 giri, perfetto. 45 giri, andrei a mettere anche qui il componente 2, perché anche l'1 è arrivato, perfetto. E il cambio mi sa che durata prevista 45 giri, ce ne abbiamo fatto 204. 133, andiamo a mettere pure questo, perfetto. Abbiamo cambiato tutto, signori, abbiamo cambiato assolutamente tutto, quindi la macchina al prossimo emblema dovrebbe andare decisamente meglio. Avanziamo. C'è stato un problema in linea di produzione. Non siamo riusciti a sviluppare gli estrattori, ma vi rendete conto, ma porca di una paletta ambriale. Parte lo schermo RS. Tra 23 giorni non riusciamo a ottenere le migliorie, porca miseria, le migliorie non riusciamo a ottenerle, la macchina rimane sempre quella che è. Comunque signori, detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per le suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!